Thank you, Michel, you saved my life, thank you. Avevo lasciato la camera sul sedile dietro, Madonna santa! Madonna, Michel, Uber, 100% di valutazione positiva, per adesso in poi faranno una statua di Michel. Thank you. Madonna mia, ho perso 100 anni di vita, grande Pigi, io ero freddezza. Tranquillo. Io no, perché non ero sicuro a quel punto che fosse lì. Attenzione ragazzi, questo video parte così, pieno di emozioni, dopo aver ringraziato Michel che ci ha accompagnato qui nel Westwood Village. Westwood Village. Adesso un momento molto emotivamente provante. Non tanto per me, anche se è uno dei miei sogni, ma più per Pigi, perché lui l'ha fatto davvero nella vita. Stiamo per andare a visitare un college americano. Il college americano, UCLA, college che Pigi ha fatto e ha vissuto purtroppo troppi anni fa, un po' di anni fa, due anni fa l'ha fatto PG. Il college americano per la mia generazione, in particolare quella di PG, non so se anche le nuove generazioni, anzi se siete tra le nuove generazioni fatemi sapere se anche per voi è così. Il college americano è sempre stato un mito, perché la maggior parte dei film americani per adolescenti sono ambientati al college, i vari American Pie, i vari film appunto dedicati ai ragazzi erano ambientati nei college, quindi c'è tutto il mondo delle feste, dei corsi, degli studi, di tutto quello che succede nei college, dello sport, del basket collegiale, almeno per quanto mi riguarda è sempre stato motivo per me di grande fascino. E adesso andremo a scoprirlo davvero. Westwood Village, questo è un theater particolare, un cinema. Davanti a questa scena qua hanno fatto, c'era Praise you il video di Fatboy Slim, quelli che ballano in maniera qua strana, era c'hai amicizie ancora che ti porti da qua? Allora, beh, mio amico storico conosciuto qua è Zeno, quindi che avrete già visto in qualche altro video. Siamo conosciuti qua quando avevamo 21 anni, quindi tanti anni fa. Come sempre non si perde occasione per fare del marketing negli Stati Uniti, store e vendono un botto di roba. E infatti io dopo vado a comprare delle cose 100%. Ma te lo ricordi, cioè qua tu passavi... Io venivo dentro, la mia tesserina, entravi qua, qua viene allenato, ci sono tre campi da basket. Ma questo è il paviglio, no? No, questo qua è John Wooden. Ah, okay, perché John Wooden chi era? John Wooden è stato il più grande allenatore del college basket, allenatore di U.S. Indoor. Ok, Karim Abdul-Jabbar. Anche Karim, ma Karim qui. Qua, sì. Karim ha perso una partita in, tutto il in tutti i suoi anni di college. Beh, avevano vietato la schiacciata per limitarlo. Se c'è una cosa importante nelle università americane, ma in generale nel sistema scolastico, nell'istruzione, è lo sport, cazzo. Qui c'è sport ovunque, campi da calcio, football e il recreation center che vi ho fatto vedere poco fa di John Wooden, dove c'è il basket e altri sport. E non è che li mettono e basta, li usano e fanno giocare a tutti, a tutti gli sport. Questa roba è pazzesca. Edwin Pauli Pavilion. Cioè questa, ripeto, è la palestra dell'università. Cioè è incredibile. Con tutto il rispetto e il bene che voglio, almeno in un forum, al Paladozza o ad altri impianti italiani, cioè è 800.000 volte più avanti. Raga, siamo entrati dentro il pavilion. Incredibile. Questo è il palazzetto dell'università, ora stanno giocando a pallavolo. Ciao, ma di cosa stiamo parlando? Intanto continuo a sentirmi seguito da questo consegnatore, un delivery, in giro a portare cose, probabilmente progettato dai ragazzi dell'università. Entriamo nello store, cioè questo è lo store dell'università, sembra un Nike store. Cosa puoi trovare qui dentro? Le magliette, UCLA Dad, Proud Parent. Quando ti laurei, se ce la fai, questo è un gran motivo. UCLA Grandpa, Grandma. Ah, che bello! Questo qua, perché comunque entrare qua è un traguardo. Il merch della squadra. Maglia di Kevin Love e di Westbrook che hanno fatto UCLA. Vabbè, niente, ci sono cascato. Okay, dai. Ho preso
delle robe fighissime. Ma i giocatori di basket delle squadre collegiali fanno più l'amore degli altri? Bello come è edulcorato la cosa. Secondo te quello che aveva lì le magliette con dietro il suo nome dentro? Secondo me ficca un casino. Beh, questo lato è bellissimo e ne stiamo vedendo veramente solo un quarto. Digi, ti stai un po' emozionando? Sì, io mi sto emozionando, sì, perché... Guarda, mi sento vecchio, cazzo. Beh, questa potrebbe essere una considerazione importante. Digi, ma se volessi giocare a tennis all'università, posso qui a UCLA? Sì, hanno un campetto. Ah, c'è il campo? Ma dai. E quindi noi siamo qui e mi sembrava gigante. C'è tutto questo ancora. Sì, sì. Vabbè. Quando ce n'è davanti una? Vabbè, qua si esce dal campus e si arriva. Ma in realtà qua sono sempre appartamenti connessi all'università. Sì. O convenzionati con l'università. Sì. Infatti io ero in uno di questi, per esempio. E qua intorno sono le paragose confraternite. Come le confraternite? Le confraternite come quelle di Animal House, per esempio. Confraternite e sororities, che sono le confraternite femminili. Ok. Hanno tutte delle lettere greche. E gli studenti vivono all'interno, lì magari ci sono, c'è un salone principale dove fanno le feste. Quindi c'è musica. Sento la musica che arriva da lì. Musica perché faranno qualche. Cazzo, ma andiamo, imbuchiamoci nella festa della confraternita. Questa è un'altra confraternita, anche questa cosa dei simboli. Anche quella di fianco. Madonna, sta roba dei simboli mi fa paura un po', eh. Questa è la via delle confraternite. Che PG, è la via dove abitavo anche io. Dove si facevano tante feste. Facevano tante feste, la cosa divertente era che la fine della festa era decretata dall'arrivo della polizia. Ah, cioè loro dicevano, ragazzi, ok, finita la festa. Finita la festa. Molto sì, bene. Mi rompevano le palle, però dicevano... Si mettevano a controllare qua, ovviamente prima dei 21 anni non puoi bere. Certo. E qua, siccome il college è dai 18 ai 22, sì, gran parte dei ragazzi non potevano in realtà bere. E quindi... Classico. E quindi vabbè, non controllavano, non rompevano le palle. L'accordo era si finisce la festa e basta. Figata. Come dei figli! E questo è quanto. Ci sarebbero un miliardo di altre cose da raccontare probabilmente, sì. PG. Morale, raga, se potete andate a fare il college, che è una figata, è un'esperienza di vita e ti cambia. Ovviamente ci sono mille modi, mille tentativi, mille strade, non è proprio una cosa forse super facile dall'Italia, ed è anche difficile, ma ci sono tante anche organizzazioni che ti aiutano, eh? Esatto, anche se qualcuno fa discretamente uno sport o, se vuoi puoi, raga, se vuoi puoi, se esperienze che ti cambiano la vita. Personalmente la mia idea è che ti fanno in qualche modo essere un passo avanti a tutti, quindi dai, però facendosi il culo, se no niente. Beh, qua ci si fa un culo come una capanna, detto proprio. Yes. Alla prossima. No, ma aspetta, cioè non è finito, cioè proprio quando sembrava che il tour di UCLA fosse terminato, in realtà l'esperienza più bella, più clamorosa, più incredibile doveva ancora arrivare, perché bene sì, siamo... No, però aspetta, non ve lo dico, ve lo faccio vedere, guardate. Ragazzi, un giorno vi racconteremo tutto quello che sta succedendo perché non ha senso, però stiamo entrando a vedere la partita UCLA contro US. Sì, insomma, la sfida dell'anno, vediamo che cosa succede. Questa sera una delle partite più attese, UCLA contro la sua rivale storica. È tutto sold out. Ok, ragazzi, l'ingresso della partita del college è come l'ingresso dello Staples, della cripto, dove siamo andati l'altro giorno. Raga, sono più emozionato che per la partita NBA, è incredibile questa cosa. Cioè, adesso, vi ricordo quando vi ho fatto vedere tutto questo vuoto? Adesso inizia il delirio vero. C'è una rivalità pazzesca tra UFC e UCLA per questa settimana delle rivalità. Boom! Questa è la storia di UCLA. Kareem Abdul-Jabbar ha giocato qui. La verità è che non era proprio scritto che noi questa sera saremmo dovuti essere qui. E invece ce la stiamo facendo. Cioè, in teoria siamo dentro, quindi in teoria ce l'abbiamo fatta. Quindi cazzarola. Minchia, che film vincente, porco Dio. Raga, è incredibile, cazzo, è incredibile. Guarda che roba. Guarda che roba. Il tifo vero è qui. Su ogni seduta c'è la maglia.
ok? Su ogni seduta, su ogni seduta c'è la maglia. Spiegami la rivalità, cioè nel senso sono tutte e due università della California, come sì, se fosse un derby di Los Angeles, è come se fosse un derby di Los Angeles, però è il derby. Adesso sono a livello di basket, anzi forse anche soprattutto a livello di football americano. No, per farvi capire il time out hanno portato subito dentro le sedie in campo, le telecamere che riprendono il time out, ve lo ricordo, di una squadra collegiale, non stiamo parlando di NBA. No, non stiamo parlando di quella, è un altro livello. Ok, thank you. Ovviamente avevo fame. Andiamo di hot dog mentre guardiamo la partita anche qui. C'è dell'organizzazione, banda. Guardate cosa succede se lui fa canestro. Tac! Ogni libero segnato. Attenzione, ci dicono di accendere la luce del telefono. Ok. Comunque la cosa più bella è che ti senti parte di una grande festa. Ed è una cosa che sinceramente non trovo e non sento in altri contesti italiani. Sta difendendo bene. Oh! Sì! Tutti in piedi. 6 secondi alla fine. UCLA in vantaggio. 73-68. 3, 2, 1. Andiamo! Sì! Sì! Allora ragazzi, è finita. Io spero che di essere riuscito a trasmettere in qualche modo l'atmosfera che c'era qui dentro. Che cosa vuol dire una partita in CAA così importante in realtà come questa e così sentita. Personalmente è stato davvero figo, un'esperienza bellissima, una delle partite più belle viste dal vivo in quanto all'atmosfera. E non lo so, a me tutto questo mette gioia al cuore, agli occhi. Oh, non lo so, ho quasi gli occhi lucidi. È tutto incredibile ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi saluto. Ciao, sono Gianluca Gazzoli, alla prossima!